prossimo disco si chiamerà Nei letti degli alti, e ho iniziato a scriverlo quasi 2 anni e mezzo fa. E diciamo il nome un po' di questo disco alla fine è il letto, no? Perché il letto? Io credo che il letto sia un po' il nostro porto sicuro, è il luogo in cui torniamo la sera a casa, guardiamo il soffitto, esorcizziamo un po' i nostri problemi, è il luogo dove portiamo le persone che amiamo di più, i nostri migliori amici, no? Le persone appunto che amiamo. A livello emotivo sento di essere maturato molto. Molto, sì. Credo che questo disco mi abbia fatto un po' tornare alle origini, no? Ho pensato tanto al punto di partenza, da perché ho iniziato a fare questo lavoro, perché ho voluto tanto fare questo lavoro e nel modo di raccontare le storie ho ripensato anche al mio primo disco, Tutto Bruciato, no? E devo dire che Nei letti degli altri per me è una visione a 360 gradi molto specifica sulle relazioni. Io negli ultimi 2 anni e mezzo sono cambiato tanto anche a livello proprio personale, no? Di come ho gestito i rapporti con le persone nuove che ho conosciuto. E questo è appunto il viaggio di Nei letti degli altri. La scelta poi ovviamente di andare a Sanremo con tutta gola, perché questo pezzo rappresenta un po' il nucleo di Nei letti degli altri. Infatti oggi mi ha fatto anche venire in questa stanza per farmi vedere appunto tutte queste foto, che sono foto in realtà super normali, distanze super normali dalla coppia di ragazzi che dorme insieme, ai 3 ragazzi che fumano appunto un bong a letto, appunto alla signora con il ragazzo a letto, al signore anziano solo a letto con lo specchio dietro, cioè alla mamma col bambino. Io, Nei letti degli altri, è un po' tutto questo, no? Racconta quadri di vita differenti. E poi comunque la cosa che collega tutti questi pezzi, tutte queste, diciamo, sfere di vita quotidiana, è sempre legata comunque dal mio immaginario, dal mio modo di raccontare le cose, che, come si può vedere, è raffigurato appunto dalla cover del disco fatta da Frederick Hyman, è sempre un po' questo mondo un po', diciamo, legato a un immaginario anche bambinesco. Infatti sono io, diciamo, in un letto molto robotico con, diciamo, il mio Gundam abbracciato, però in realtà nel letto degli altri è questo, ma è anche questo. Io appunto nel letto di mia madre che gioca la Nintendo scalzo di quasi, quindi racconto veramente tanti lati di me questo disco e tanti lati di come io ho visto le persone che ho conosciuto negli ultimi anni, quindi tutta quella, io appunto credo che sia il brano giusto da portare a questo Sanremo. Innanzitutto io sono mega felice di partecipare a questo Sanremo, io tornerò a Sanremo quasi tutti gli anni, no? E poi comunque avendo lavoratoci così tanto a questo album per 2 anni e mezzo, credo che il modo migliore per poterlo, diciamo, farlo conoscere alla gente, il palco migliore su cui farlo conoscere sia quello di Sanremo. Quindi Tutto a Gold è un po' un viaggio tra il presente e il passato, no? Io parto raccontando appunto, l'ho scritta quest'estate innanzitutto a Rosei, no? Subito dopo essere andato a un rave di 4 giorni vicino Berlino. Quindi nasce fuori da una tenda fumando con gli amici questo pezzo, per poi comunque riattraversare i ricordi di una relazione passata quasi adolescenziale, e per poi tornare ancora di più nel passato, no? Diciamo, momenti meno felici del mio passato, però con un risvolto positivo, no? In quanto mi hanno fortificato quegli eventi. Quindi Tutto a Gold è un po' un viaggio tra presente e passato, e devo dire che rappresenta a meglio la maturità emotiva che ho, diciamo, che questo disco mi ha regalato. Come Profondo al Mare, per me è una di quelle canzoni più belle, forse, cioè mie, per io che reputo più belle nel panorama della musica italiana, una canzone a cui sono molto legato e che amo particolarmente. Io ho voluto anche fortemente fare questa canzone per un discorso di libertà. Io nel disco precedente che ho scritto questo brano si chiamava Icaro Libero, no? E nello special dicevo,
Perché il volo è un pensiero che non si può fermare, in una stato scolpito, né scritto in un murale, è più libero dell'aria, lo può fermare. E diciamo, mi piaceva seguire anche questo filone della libertà, no? Che ovviamente, diciamo, io credo che come profondo normale sia un po' la canzone per eccellenza, no? Che lo descrive, quando dice che il pensiero, no, a volte può essere come un pesce, perché nell'acqua non lo puoi afferrare, non lo puoi, il mare non lo puoi recitare, ma il mare è un po' come il pensiero, no? E quindi anche dare questo senso di libertà attraverso questa canzone credo sia molto forte sul palco dell'Ariston. In più, aggiungendo anche questa, diciamo, questo lato, no, che rappresenta un po' le mie origini, no? Che sono i tenori tipici che rappresentano anche la Sardegna, la terra di origine di mia madre. E io credo sia molto importante perché non c'è mai stato un canto tenore sardo sul palco dell'Ariston.